liturgia di questa domenica ci fa ascoltare alcuni versetti del terzo canto del Servo del Signore che leggiamo in Isaia e che ascoltiamo ogni anno, viene proclamato solennemente nella Settimana Santa, nella contemplazione della Passione del Signore. Ma li ascoltiamo volentieri e con fede in questa celebrazione ancora estiva, ma che ci introduce al mistero di Gesù, che è l'uomo della croce, è l'uomo che apre la via alla risurrezione, passando attraverso il dolore. Ecco i versetti proposti dalla liturgia. Ho presentato il mio dorso ai flagellatori. È l'uomo dei dolori che non si tira indietro, nemmeno dinanzi alla sofferenza violenta. Le mie guance a coloro che mi strappavano la barba, l'insulto e l'umiliazione. Ma il Signore, in questo caso è il Servo del Signore, personaggio misterioso, ma che noi leggiamo alla luce della passione di Gesù, è pronto ad accettare, pur di stare vicino agli uomini e di aprire la via all'incontro con Dio, il Salvatore. Non ho sottratto la faccia agli insulti e agli sputi. Non è l'indifferenza, il rimanere distaccati e lo stare dentro per amore. Il Signore Dio mi assiste e qui è la radice, la forza, il segreto di questo amore. C'è Dio accanto, è Lui che sostiene, accompagna e permette di attraversare tutto il buio infernale della violenza, della sofferenza e della morte, pur di aprire la via alla vita e alla risurrezione. Per questo non resto svergognato. La forza al servo, a Gesù, viene dal Signore e l'umiliazione si trasforma in un dono gratuito, in una rivelazione dell'amore. Per questo rendo la mia faccia dura come pietra. È la durezza di chi non cede alla tentazione della violenza, della vendetta, della rivendicazione. È la durezza dell'amore, la fermezza di un amore che, come la pietra, resta solido fondamento per ogni rapporto anche con l'avversario e il nemico. È il dono della salvezza. So di non restare confuso. Ecco il servo. Ha questa certezza, la consapevolezza che, siccome Dio l'assiste, egli, nonostante tutto ciò che sta accadendo attorno e dentro di sé, non resterà confuso. È vicino chi mi rende giustizia. Il Signore è il giusto giudice, è Lui che mi libererà. Chi oserà venire a contesa con me, anche dinanzi a un processo che viene intentato? L'innocente, il servo, si appoggia sul Signore e sa di essere difeso da Lui. Affrontiamoci. Chi mi accusa, si avvicini a me. Dinanzi a ogni capo di accusa e ogni motivo di condanna, il servo del Signore confida in Dio ed è pronto ad affrontare anche questo tribunale umano, come ha fatto Gesù, che ha presentato così il vero volto dell'amore misericordioso di Dio. Perciò potrà chiedere a noi di essere misericordiosi fino a trovare lì la beatitudine, il fonte della gioia, la mitezza, beati miti, beati misericordiosi. Ecco, il Signore Dio mi assiste, chi mi dichiarerà colpevole? Dinanzi all'accusa umana, il servo può resistere reagendo nella fedeltà dell'amore. Sì, guardiamo a Gesù e non ci scandalizziamo dinanzi al mistero della croce. Soffriamo, patiamo per la croce sua, di tanti fratelli e in certi momenti anche nostra. Ma guardando Lui ci ricordiamo nella fede che il Padre è dalla nostra parte e che con il dono del suo Spirito consente anche a noi di attraversare la via del dolore per sperimentare il suo amore e condividerlo con tutti.